Salve care amiche ed amici, qui il vostro Senten Chan. In un pomeriggio, tardo pomeriggio, abbastanza buono. Non so quando pubblicherò questo video perché lo devo editare. Dato che ho visto che fare dei video in diretta con il cellulare evita l'edizione, però succede anche che purtroppo viene in un formato che è di bassa risoluzione, cioè 2 megapixel, però mi sembra 480 720. Io invece voglio farlo almeno di 960 per 720. Comunque, bando alle ciance, ancora nessuno di voi mi ha detto che cosa sono, perché bisogna bandirle. E via il tema del giorno. Oggi peraltro mi presento in una veste alla Paolo Bernard, perché come potete vedere c'ho le mie medagliette e i miei anelli. Ne ho qualcun altro in più, ma voglio fare il video subito. Se mi mettevo a cercare fra le mie cose, i miei cassetti, che tutto si perde, il video lo avrei fatto fra 5 ore. E poi voglio dire, una cosa è uscire in video come Paolo Bernard, una cosa è uscire in video come Mister T di A-Team. Ve lo ricordate, no? De quella serie televisiva degli anni 80 con Baracus, no? Che faceva da Mister T in A-Team, che c'era la striscia di capelli così, tutte le collane d'oro e gli anelli d'oro. Ecco, se io farei un video così non sembrerei Mister T, neanche Mister S. Ma vabbè, basta di divagazioni. 3, 2, 1, ciak, ciak. YouTube mi chiede sempre di fare degli stacchi e io faccio degli stacchi. Il tema del giorno sono gli incendi forestali in Portogallo, che sono di una tragicità unica perché sono morte più di 30 persone. Negli ultimi anni non si era mai visto nulla del genere, forse negli ultimi 30, 50. Come al solito, gli esperti, a misura che si attualizzano il numero dei tragici decessi, ci dicono che non era successo da 30 anni, non era successo da 40 anni. Adesso, se purtroppo scoprono che le vittime a morire bruciate o asfissiate, calcinate, sono 200, ci diranno che un incendio di tale portata non era successo dagli ultimi 200 anni. Naturalmente bisogna chiederci, cari amici ed amiche, che ci sta dietro tutto questo? Che sta dietro tutti questi incendi forestali, che non succedono soltanto in Portogallo o in Spagna, ma anche in Italia, anno dopo anno, con sempre più frequenza? Lo sappiamo. Innanzitutto l'incuria degli amministratori locali, perché non tolgono dai boschi tutte le foglie morte, diciamo il materiale organico che può provocare gli incendi. Poi l'aumento di temperature. Certo, magari era inevitabile quello che è successo in Portogallo, perché è caduto un fulmine. Addirittura c'è il sereno, si dice, però è colto tutti di sorpresa come un fulmine a ciel sereno. Però si sarebbe potuto togliere un sacco di immondizia, di foglie morte, secche, che di sicuro hanno aiutato a alimentare le fiamme. Ma dietro tutto questo, dietro la siccità prolungata, dietro le piante che muoiono, cadono, prestandosi a essere materiale di facile combustione, c'è il riscaldamento globale. E c'è l'irresponsabilità della nostra classe dirigente politica mondiale, non solo italiana,
nel non voler aderire agli accordi di Tokyo che, se non mi sbaglio, sono stati presi intorno agli anni 80 o sono stati stipulati, perché ci aderiscono sì, ci aderiscono no, ci aderiscono sì, ci aderiscono non so. Una volta alcuni paesi ci aderiscono ai trattati ecologistici e contro il riscaldamento globale. Una volta riescono, una volta rientrano e stanno sempre a negoziare. Se i paesi centrali, i paesi del primo mondo industrializzati, avessero iniziato ad applicare i trattati, i protocolli ambientalistici di Kyoto già, non dico dagli inizi degli anni 80, ma dalla fine degli anni 80, probabilmente il riscaldamento globale si sarebbe ammortizzato e non di poco. Forse avremmo la metà del riscaldamento globale che abbiamo oggi. E se invece che in guerre per gli idrocarburi si fosse invertito in ricerche per energie alternative, già a quest'ora ci saremmo emancipati dal petrolio. Perlomeno dal 50% dell'utilizzazione del petrolio, perché non dovete pensare al petrolio come a qualcosa di cattivo o agli idrocarburi come a qualcosa di cattivo. Voi mi direte: ma caro Santenchan, come può essere il petrolio buono? Come possono essere gli idrocarburi buoni con il riscaldamento globale? Tutto il nostro mondo moderno, incluso il cellulare col quale mi sto filmando, è fatto di plastica. La medicina necessita dei derivati del petrolio, perché altrimenti non avremmo né vaccini, dei quali si discute tanto in Italia, né medicinali. Non avremmo le gomme delle automobili, perché per produrre le gomme con gomma naturale dovremmo deforestare tutto il mondo. Non avremo molti prodotti tecnologici, dovremo rinunciare alla gomma, al plastico, al nylon. Non avremo molti vestiti a basso costo, le scarpe, eccetera, le colle. Dovremo ritornare alla colla di pesce, quindi stermineremo tutti i pesci del mare, che già lo facciamo per mangiare. Quindi l'idea sarebbe quella di ridurre a un 90 o un 100% il consumo degli idrocarburi nelle case e per le automobili. Ciò equivarrebbe a usare un 50% in meno del petrolio a livello mondiale. Il petrolio e gli idrocarburi si potrebbero continuare ad utilizzare nelle industrie, nelle fabbriche, nelle fonderie, negli ospedali, lì dove serve un somministro di energia molto elevato. Ma nelle case, nella vita di tutti i giorni, l'energia alternativa, tipo i pannelli solari che ricaricano i cellulari, le macchine elettriche, che devono essere però alimentate da piante fotovoltaiche, perché è inutile che tu hai una macchina elettrica, una smart card e poi la alimenti dalla presa di corrente della tua casa che dipende da una centrale che brucia gas, perché altrimenti non è ecologica la macchina. Magari è ecologica perché non emette CO2, ma non è ecologica la centrale che la alimenta a monte. Quindi, se la macchina è ecologica, ma si alimenta di energia elettrica prodotta dalla combustione di idrocarburi, il discorso non regge. Sarà pure ecologica la macchina, ma si alimenta di energia non ecologica. Quindi, perlomeno dovremmo ridurre del 50% l'emissione di CO2 prodotta dalla combustione di idrocarburi, rendendo il consumo domestico e il consumo di energia delle automobili ecologicamente sostenibile. E quindi,
Le centrali che producono energia per l'uso quotidiano devono essere biosostenibili, cioè dovrebbero impiegare energia alternativa. Poi c'è anche una macchina che funziona a idrogeno e che va anche abbastanza veloce, ma fino adesso non l'hanno commercializzata perché in pratica funziona ad acqua. Poi, cari amiche ed amici, come la mettiamo con l'irresponsabilità di un presidente? Niente di meno che il presidente degli Stati Uniti, che è arrivato a dire che il cambio climatico, il riscaldamento globale è una balla dei cinesi per compromettere l'economia produttiva ed industriale nordamericana. Adesso risulta che gli Stati Uniti sono protezionisti e che i cinesi, che dovrebbero essere comunisti, sono capitalisti e pro globalizzazione. E lui, il presidente degli Stati Uniti, ha detto che la scusa della globalizzazione e del riscaldamento globale è un'arma in mano ai cinesi che vogliono la globalizzazione e l'espansione globalistica dell'economia cinese. Quindi si sono scambiati i ruoli. Fino adesso anti-global erano i cinesi comunisti e a favore della globalizzazione, da quando è caduta l'Unione Sovietica, erano gli statunitensi. Non c'è più religione. I comunisti cinesi sono pro capitalismo e pro globalizzazione, anche se conservano il ritratto di Mao Zedong, che era contro queste cose. Gli statunitensi, che hanno avuto fra i padri della patria niente di meno che Adam Smith, favorevole se non fondatore al liberalismo economico e al neoliberalismo, sono protezionisti e anti-globalizzazione. E dicono che in pratica bisogna produrre tutto in casa per vendere. E quindi più energia hanno, più producono per vendere, vogliono abbassare ancora di più il dollaro per renderlo competitivo, e vogliono in pratica avere più energia disponibile. Siccome non hanno mai fatto delle ricerche sulle energie alternative in modo serio, e siccome hanno molti interessi nel petrolio, preferiscono fare delle guerre, tipo delle guerre preventive, le cosiddette primavere arabe, tipo Mission Freedom, per avere del petrolio gratis. E a queste guerre di invasione, a queste guerre di occupazione, le chiamano Mission Freedom o Freedom Hope, ridare la speranza, ridare la libertà. Le primavere arabe sappiamo che non sono state spontanee, ma si ha sfruttato divisioni interne in ogni paese del Maghreb e del mondo arabo, come è successo in Siria, che c'erano divisioni interne molto forti, come è successo anche nella Libia, Iraq, Siria, poi anche in Ucraina, che c'erano delle fortissime divisioni, come è successo nella ex Jugoslavia. Lì dove ci sono delle divisioni etniche, religiose, linguistiche, di nazionalità, vanno a fomentare i separatisti. Ora sta bene che la maggior parte degli ucraniani volevano, come i polacchi, come altri slavi, passare dal lato occidentale e integrarsi all'Unione Europea, forse perché non sapevano che cos'era l'Unione Europea. Però l'Ucraina, da quando ha riavuto la sua indipendenza, ha contratto un'alleanza con la Russia attuale,
cui avevano dei contratti economici e hanno avuto dei finanziamenti dalla Russia. Voi vedete che nel Regno Unito hanno votato per il Brexit, ma non è che da un giorno a un altro se ne sono usciti senza riconoscere tutti gli apporti che l'Unione Europea ha dato all'Inghilterra. Invece ne stanno negoziando. Cioè non è che sono usciti chiudendo e sbattendo la porta e basta. Ha vinto il Brexit, cioè ha vinto l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, e subito la Scozia e gli altri paesi che compongono la Gran Bretagna vogliono uscire dall'Unione Britannica. Allora, gli inglesi, che è principalmente dove ha vinto il Brexit, stanno negoziando assieme agli altri britannici su come uscire dall'Europa senza rimetterci troppi soldi, perché l'Europa dice a loro: no, 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 anche a voi abbiamo dato delle agevolazioni fiscali come al resto degli europei. Perché voi volete uscire senza pagare nulla? Dovete ridarci i soldi che vi abbiamo dato per rimanere nell'Unione Europea. Allora vedete che l'uscita della Gran Bretagna ancora non si prospetta come fattibile, e ci occorranno mesi, se non anni, prima che escano. Pensate voi che il Regno Unito ha trasformato il suo colonialismo in un Commonwealth. In pratica è ritornato il sole. In pratica, e se ne va. In pratica, vi dicevo, tutti gli stati ex coloniali del Regno Unito si sono dovuti integrare in una specie di unione europea chiamata Commonwealth, cioè ombrello comune, protezione comune. Che succederebbe se vincesse un referendum in India o in Canada per uscire dal Commonwealth? Probabilmente uscirebbero, però dopo aver negoziato per mesi, per anni o per qualche anno o per una decina d'anni la forma di uscire dal Commonwealth, perché gli stati appartenenti al Commonwealth, incluso il Regno Unito, vorrebbero una reintegrazione dei soldi che gli hanno dato per facilitazioni doganali e commerciali e di altro tipo, finanziamenti di altro tipo, perché ci sono dei trattati fra gli stati del Commonwealth in modo da abbassare tutti i rapporti economici e renderli agevoli. Non ci sarebbe un'uscita secca, istantanea, d'un giorno ad un altro di uno stato appartenente al Commonwealth senza proteste, così come non può uscire dopo il referendum la Gran Bretagna dall'Unione Europea senza negoziati. In Ucraina ha vinto il referendum per uscire fuori dalla Confederazione di Stati Indipendenti, di cui fa parte assieme alla Russia e altri stati. Ma quello che si voleva passare per una rivoluzione arancione in Ucraina non era nient'altro che l'uscita abrupta da un sistema politico ed economico da cui ha ricevuto l'Ucraina dei benefici senza dare nulla a cambio, cioè adesso che te ne esci devi pagare i conti, come succede invece nel Regno Unito. Perché allora il Regno Unito deve negoziare con l'Unione Europea per ridare dei soldi? Perché uno Stato appartenente al Commonwealth, se volesse uscire, e ce ne sono molti, dovrebbe negoziare mesi o anni per ridare dei soldi al Commonwealth? E invece si pretende che i russi sono cattivi o gli altri appartenenti alla comunità degli Stati indipendenti sono cattivi? Perché gli ucraniani, se ne vogliono uscire, che è un loro diritto attraverso un referendum dalla comunità di stati indipendenti,
senza pagare un buono uscita. Perché conviene a chi quell'uscita la vuole. E qui non dico più nulla perché ho divagato dal termine dell'argomento. Cambio di braccio perché mi tremava un po'. Oggi mi filmo col cellulare da mano. Cellulare sempre da mano, voglio dire, non mi filmo con la filmatrice, è che la filmatrice filma. Allora sapete tutta la storia della Crimea, di cui ho fatto dei video sulla crisi fra russi e ucraniani, la Crimea di mezzo, le strategie geopolitiche per gli idrocarburi. Tutto passa di lì. Ho fatto dei video nel 2014-2015, rivedeteveli. Probabilmente li metterò fra i video consigliati, perché già i video a fine video non le schede non le fanno più mettere, mi sembra. Allora metterò i video consigliati, c'è un circolino con la i, fategli clic e lì vedrete i miei video. Però parlavo del cambio climatico. Con tutti i fenomeni che ci sono, il caldo sconvolgente, gli incendi incontrollabili e devastanti, facciamo un mal uso del petrolio. Che un domani ci mancherà per produrre oggetti di plastico, per produrre medicinali, per produrre tecnologia avanzata. E intanto stiamo provocando la nostra stessa fine, l'avvelenamento del pianeta, dell'aria, dell'acqua, della terra, l'estinzione della nostra stessa specie. E un presidente incosciente degli Stati Uniti che invece di decelerare l'uso degli idrocarburi come vogliono fare i cinesi, pensa te che contraddizione, vuole accelerare l'uso degli idrocarburi, quando fino a ieri erano i cinesi a non voler smettere di usare il carbone nelle industrie. Adesso loro vogliono rinunciare al carbone, ridurre gli idrocarburi, iniziare con le energie alternative. Gli Stati Uniti hanno cambiato di posizione. Adesso che i cinesi vogliono ridurre l'emissione di CO2 e loro la vogliono aumentare. Se i cinesi continuavano a voler negoziare la riduzione degli idrocarburi, loro la vogliono aumentare. Se invece loro volevano ostinarsi, fino a ieri erano, mi sono impaperato, fino a ieri erano i cinesi che non volevano rinunciare a ridurre la combustione degli idrocarburi per ridurre l'emissione di CO2 e continuavano a sfruttare non tanto il petrolio e i gas, ma soprattutto il carbon coke e gli idrocarburi prodotti attraverso l'idrogenazione del carbon fossile. Allora erano gli Stati Uniti che premevano sulla riduzione dello sfruttamento degli idrocarburi e del carbone. Per un po' fare pressione sull'economia cinese, ma adesso che i cinesi vogliono ridurre, gli Stati Uniti vogliono aumentare. Quando i cinesi volevano aumentare, loro volevano ridurre. È un po' come fra moglie e marito non metter dito, solo che qua ci andiamo di mezzo tutti noi. Beh, spero aver detto l'essenziale, non voglio dilungarmi di più. Qua il problema è che andiamo tutti a mare mengo. Per l'incoscienza di un presidente degli Stati Uniti che vuole aumentare l'emissione di CO2 attraverso la combustione di idrocarburi, la perforazione e l'esplorazione di petrolio, e che non ha in mente di destinare i soldi, miliardi di dollari che destina alle guerre, alla produzione di energia alternativa, quando già ci sono delle macchine che funzionano ad acqua e non le hanno commercializzate per tutti gli interessi che ci sono dietro gli idrocarburi negli Stati Uniti e anche in altre parti del mondo. Vi lascio il vostro Santen Chan. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, dategli like, commentatelo e iscrivetevi al canale, attivate la campanella per avere aggiornamenti e condividetelo. Arrivederci e alla prossima. Ciao!